Ciao ragazzi, allora ci facciamo due risate con Nicola Zingaretti, il nuovo leader del Partito Democratico, il quale dopo aver vinto le primarie contro altri due sosia che dicevano esattamente le sue stesse cose, ma a quanto pare non avevano un fratello Montalbano e quindi hanno perso per colpa della minore visibilità. Ecco, Nicola Zingaretti, colui che salverà il centrosinistra e lo porterà a vincere contro i cattivi populisti nazisti, sessisti, fascisti, sovranisti, eccetera. Ecco, se ne è uscito con delle perle ultimamente che ci hanno rassicurato. Il centrosinistra continuerà a fare le due cose che sa fare meglio e che ha fatto meglio negli ultimi anni: incolpare il popolo e non capire un cazzo. Cosa ha detto il buon Nicola? Ha detto che uno dei motivi per cui l'Italia non funziona bene va ricercato nella vittoria del no al referendum del 2016, quello costituzionale. Uscirsene con una frase del genere significa ovviamente non aver capito niente, non aver interiorizzato la sconfitta, non aver tratto da quel voto alcuna lezione per il futuro. E qui c'è tutta la spocchia di una sinistra, ma questo devo dire che è comune a tutte ormai le forze progressiste d'Occidente, cioè quello di sputare sul popolo in generale, sul concetto di democrazia, ancora più in generale sull'idea di suffragio universale, ogni volta che un'urna, sia un referendum che una votazione, un'elezione, li prende a calci nel sedere, la colpa è del popolo. Il popolo ignorante, il popolo che ragiona con la pancia e non con la testa, perché loro sono quelli che ragionano con la testa, quelli che ci hanno portato a un disastro economico e sociale senza precedenti, sono quelli che ragionano con la testa. Insomma, ogni volta è colpa del volgo ignorante che non si apre alle meraviglie del progressismo e del globalismo e che vota male. Anche in questo caso Zingaretti ha tirato fuori questa idea di società e di mondo per cui la colpa fondamentalmente è del popolo, che ha osato rigettare una riforma costituzionale schifosa, terribile, come al solito, come il 99% delle azioni del Partito Democratico e anche delle parole, delle frasi, delle idee guidata dall'esterno, perché era fortemente voluta tanto per cambiare dalla puttana blu di Bruxelles, la puttana blu, perché c'è Bruxelles, puttana blu, e quindi insomma come si può dire, anche in questo caso dimostra il buon Nicola che il Partito Democratico assolutamente non metterà in discussione nulla di ciò che ha fatto fino adesso, semmai si affiderà ad un come dire, un make up estetico, come dire, un cambierà facciata. E cosa farà? Beh, ce lo dice chiaramente, punterà sulla generazione verde. Ora, questo dovrebbe farvi capire a cosa serve una come Greta, no? A cosa servono i gretini che gli vanno dietro, ovvero le forze progressiste in giro per l'Occidente che puntano alla distruzione di questa società occidentale, della cultura occidentale, per portarci tutti nel magico mondo globalista dell'appiattimento totale, queste forze qui si ricicleranno come forze verdi, cioè come coloro che combattono per la natura e per la salvaguardia dell'ambiente. Ovviamente qua si tratta di leccapiedi delle peggiori multinazionali che invece hanno sporcato e inquinato questo pianeta, l'ho già detto nel video scorso, lo ripeto, quindi si tratta di un immenso cetriolo verde. State attenti, non fatevi fregare, non andate dietro queste persone, perché a costoro del mondo non frega assolutamente niente. Altra cosa, poi Zingaretti se ne è uscito dicendo che è un partito che il suo partito democratico ripartirà dalle donne. Anche questa è una cosa veramente, io fossi donna mi incazzerei da morire di fronte alle parole dei progressisti che ogni volta che parlano di donne sembra che parlino di unicorni, di rinoceronti bianchi in via di estinzione. Cioè, la parità di sessi sta, a mio avviso, anche nel rapportarsi con la donna esattamente allo stesso modo con cui si parla e si ragiona e si dialoga e si lavora con un uomo, con lo stesso rispetto. Non che quando si parla di donne sembra veramente che stiamo parlando di esseri sovrannaturali in via di estinzione, rari come neanche un quadrifoglio, ma come un
un pentafoglio, cioè introvabile, no? Una cosa che va preservata con una teca sopra, perché assolutamente non va sfiorata, e non parlo ovviamente di violenza, parlo di critica, no? In quanto donna è così perfetta, e dire ripartiamo dalle donne per me non ha alcun senso. Bisogna ripartire, casomai un leader di un partito serio, quale non è il Partito Democratico, direbbe bisogna ripartire dalle competenze, dalle capacità, dalle innovazioni, dalle idee, non dalle donne, perché ci sono donne perfettamente idiote, esattamente come ci sono uomini perfettamente idioti. Questa è la parità dei sessi, parità sia nell'intelligenza che nell'idiozia. Una donna non è, non vale in quanto donna, vale in quanto persona preparata, persona che ha studiato, persona che ha esperienza. Mentre invece, a quanto pare, per la visione progressista, la donna in quanto donna è già di per sé, va considerata in maniera diversa dall'uomo. E per me questo è sessismo, perché sessismo non sta solamente verso una direzione, verso tutte le direzioni. Considerare una persona e valutarla solo esclusivamente a seconda del suo sesso, così come a seconda del colore della pelle o della provenienza, è una forma di discriminazione. In questo caso sessismo, e vabbè, ma vaglielo a spiegare. Quindi il Partito Democratico ripartirà dalle donne, il Partito Democratico si affiderà alla generazione verde, il Partito Democratico, gli amici dei peggiori petrolieri, e il Partito Democratico, condanna ancora oggi, a distanza di 3 anni, la vittoria del no al referendum del 2019. Insomma, costoro non hanno imparato niente, meglio così, bene così. Proveranno a riciclarsi sull'ondata del gretinismo, va bene anche così. Insomma, siamo tranquilli, perché il centro-sinistra si sta, rialzando solamente per prendere la rincorsa e gettarsi finalmente nel burrone.